Non ero proprio sicuro di pubblicare questa recensione di Monsters, la storia di Lyle ed Eric Menendez. In primis perché andando un po' in giro ho visto che non molti ne hanno parlato online, quindi non sapevo quanto un video del genere avrebbe avuto mordente presso il mio pubblico, anche se in piccolo naturalmente, ma anche perché effettivamente dopo aver visto gli episodi non è che avessi proprio così tanto da dire a riguardo. Invece adesso un po' a mente fresca posso dire che qualcosa c'è anche da esporla. Come è successo per Dahmer al tempo, non conoscevo neanche la storia dei fratelli Menendez. Credo che comunque un po' l'italiano medio, e in questo caso mi aggrego all'italiano medio che non si informa di true crime, soprattutto se non è mai stato sinceramente uno dei miei argomenti preferiti, quindi sotto questo punto di vista potrei anche rappresentare in qualche modo l'italiano medio, ecco, non credo che l'italiano medio sapesse, conoscesse neanche di nome i fratelli Menendez. E questa serie, come quella anche di Dahmer, servono un po' a questo, a far conoscere la storia a chi appunto non ne sapeva assolutamente nulla, ma credo anche in qualche modo a dare un po' di prestigio a Netflix, che di certo ogni anno sforna cose interessanti, ma sforna anche tanta di quella merda soprattutto seriale, e ne abbiamo avuto riprova con la prima stagione, quella incentrata su Dahmer, ma anche con questa sui fratelli Menendez, che effettivamente è ben realizzata, abbandona molto spesso la fotografia netflixiana, se possiamo chiamarla così, quella che all'occhio leggermente più esperto fa identificare subito un prodotto di Netflix a budget medio. Ecco, a livello di qualità siamo comunque allo stesso livello di quella di Dahmer, che era un livello medio-alto, se non proprio alto per alcuni episodi. La cosa interessante è che poi queste serie vanno effettivamente virali, come può andar virale anche La Casa di Carta o altre merde del genere. Quindi gli spettatori di quelle serie, attirati soprattutto dal true crime, per il pubblico femminile attirate anche dagli attori che scelgono, che sono tutti dei manzi, e poi fra poco parleremo di questo fatto. Ma chiudendo questo argomento, appunto, è un bene che lo spettatore medio di Netflix abitui il suo cervello, il suo occhio, a qualcosa di diverso oltre alle solite serie che vede sulla piattaforma. Poi sì, non è detto che comunque a livello narrativo funzioni la serie. A me sinceramente, arrivati alla parte centrale, ovvero quella in cui spiegano tutto quello che è successo prima, perché vabbè, è una storia vera, quindi non so se vale come spoiler, ma i due all'interno della serie vengono arrestati fin da subito e dopo si concentrano a farci vedere tutto ciò che è successo prima, perché poi effettivamente la serie dall'inizio alla fine gioca su questo fatto, cosa è vero o cosa stanno raccontando loro per sfuggire alla prigionia. Spoiler, non ci sono riusciti, sono in carcere da tanti anni e rimarranno lì fino alla loro morte. Quindi sì, almeno personalmente il ritmo si abbassa un po' nella parte centrale, ovvero mi sono un po' annoiato effettivamente con qualche episodio. Sì, un po' anche con il quinto episodio, che però è veramente tanto tanto coraggioso, in quanto è un unico piano sequenza, almeno sembra un unico piano sequenza, non so se ci sono tagli fantasmi, ma non dovrebbero essercene perché sono è letteralmente un'inquadratura fissa, di 40-50 minuti di due personaggi che parlano senza appunto tagli apparenti almeno. Non dico quindi di essermi annoiato anche con il quinto episodio, anche perché soprattutto ho notato questo voler presentare qualcosa di molto difficile da realizzare, quindi ero anche lì ad ammirare un po' il lavoro che c'è stato dietro, anche attoriale, perché i piano sequenza sono veramente tanto difficili, soprattutto perché effettivamente gli attori devono fare tutto di seguito. E recitare per 40-45 minuti o anche 50, non ricordo adesso quanto durasse l'episodio, recitare per così tanto di seguito non è che sia la cosa più facile al mondo. Soprattutto per quello che poi l'attore che interpreta Lyle stava dicendo, perché non erano neanche cose facili quelle. Sotto il punto di vista tecnico apprezzo veramente tantissimo quell'episodio, un po' meno sotto quello narrativo, ma questo è un altro fatto molto personale. Parlando quindi adesso degli attori scelti per interpretare i due Menendez, ma potrei aggiungere anche Evan Peters per Dahmer nella prima stagione, sono tutti degli attori molto molto belli. E anche se effettivamente sono degli attori molto bravi ad interpretare questi personaggi maligni, proprio cattivi, essendo interpretati da questi attori bellocci che magari anche il pubblico conosce e apprezza per altri prodotti, da parte del pubblico scaturisce per questi personaggi una sorta di compassione, cosa che non dovrebbe assolutamente succedere. E cosa successe soprattutto per la prima stagione di Dahmer? Adesso non so se perché se ne parla poco e non ho avuto modo di avere qualche parere riguardo questa seconda stagione sui Menendez, ma sta succedendo un po' di meno. Ma posso assicurarvi che ancora sta succedendo, c'è gente che dice che sono innocenti sulla base di nulla. Adesso la serie potrebbe tranquillamente star raccontando qualcosa di falso in qualche modo sulle loro violenze subite, perché loro ancora tutt'oggi in prigione giurano di aver subito violenze dal padre quando erano piccoli e anche ragazzi. Però effettivamente il processo, che è la cosa ufficiale, almeno così è presentata nella serie, sancisce che effettivamente José Menendez non avesse questo comportamento con i figli e che loro si siano inventati tutto per avere una sorta di sconto di pena, cosa che ripeto non è assolutamente successa perché hanno l'ergastolo senza condizionale, quindi non usciranno mai. E su sto fatto ha sicuramente da ridire Eric Menendez, perché sono arrivate delle notizie che
uno dei fratelli, appunto Eric, ha detto che ciò che la serie racconta non è il vero, cosa a cui Ryan Murphy, ovvero uno dei produttori e creatori della serie, ha risposto con: come ha fatto a dirlo se non ha visto la serie? Perché essendo in carcere appunto non ha accesso a Netflix e bla bla bla. C'è la moglie però che sicuramente avrà visto la serie e avrà raccontato tutto. Però effettivamente Ryan Murphy ha detto che la serie sì si concentra su ciò che è stato detto ufficialmente al processo, ma lascia tantissimo spazio, veramente tanto, posso assicurarvelo, alla versione dei Menendez. Ed è anche lì che la serie in qualche modo prova, e secondo me non dovrebbe fare, a far scaturire quella compassione da parte dello spettatore. Anche se, ripeto, in questa seconda stagione per ora avviene molto di meno. Con Dahmer questo effetto era molto più presente e lì mi arrabbiavo anch'io. Quando utente X o amico X diceva: cucciolo, l'hanno maltrattato fin da piccolo. No, ok, maltrattato fin da piccolo, poverino, però non è esattamente la reazione giusta da avere poi quando sei cresciuto, quella di uccidere tante persone e mangiarle in alcuni casi. E anche se i due fratelli dovessero aver realmente subito quelle violenze, la cosa da fare, anche se è sicuramente difficile, non sto qui a dirlo, era denunciare il fatto, non uccidere entrambi i genitori. Poi la serie appunto sul finale si concentra su ciò che è ufficiale almeno a livello giuridico e quindi doppiamente cerca di allontanare lo spettatore da questa compassione ed empatia per gli assassini, dopo aver provato a farlo per 6-7 episodi, compreso l'episodio 5 in piano sequenza, dove appunto uno dei due fratelli racconta tutto, secondo ovviamente la loro versione. Concludendo questa recensione posso dirvi che ho preferito di gran lunga la prima stagione su Dahmer, però in ogni caso, contando tutto in questa seconda stagione sui Menendez, quindi anche il lato tecnico, soprattutto il lato tecnico, non è un prodotto da meno alla prima stagione su Dahmer. E devo dire che in parte attendo questa volta la terza stagione, perché sarà incentrata su Ed Gein, che stavolta è un assassino che, un serial killer, che un pizzico conosco, anche perché è stato uno degli assassini che hanno ispirato Leatherface da Non aprite quella porta, e quindi in passato ho avuto modo di leggere qualcosina, però non sono del tutto informato perché appunto, ripeto, non è il mio tema principale il true crime. Non è proprio il mio argomento, però comunque la terza stagione la vedrò questa volta un po' più consapevole. In ogni caso, sia per Dahmer che per Menendez apprezzo la cura che hanno nel ricreare le scene di cui abbiamo del girato reale in tribunale, per esempio. Sono veramente delle scene copie carbone con gli attori. Ma ragazzi, fatemi sapere con un commento qui sotto cosa ne pensate voi di Monsters, la storia di Lyle ed Eric Menendez. Vi ricordo che in descrizione ci sono tutti i link importanti, Instagram, TikTok, Letterboxd. E niente, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale. Andri passa e chiude. Ciao!